professor Magliocca dell'Università degli Studi di Foggia, invitato come relatore a questo convegno sul welfare aziendale. Quali temi al centro del suo intervento? Soprattutto ho evidenziato l'importanza sicuramente del welfare aziendale, della lungimiranza nell'organizzare questi eventi, ma anche dell'importanza di bilanciare il welfare aziendale con quello che è il benessere organizzativo, cioè non solo, diciamo, il welfare inteso come win-win per imprenditori e dipendenti, ma anche l'importanza di cogliere quelle che sono le esigenze, i bisogni, le necessità dei dipendenti e quindi cercare di creare o ricreare quanto più possibile un posto di lavoro felice e sereno, in modo tale da accrescere il più possibile la produttività dei dipendenti. Il welfare aziendale si riversa in maniera positiva anche sul territorio in maniera indiretta? Assolutamente, perché la possibilità che ha non solo l'imprenditore di veder spesi in maniera efficiente e ancora più efficace il suo denaro, ma nello stesso tempo il dipendente che si trova una busta paga non tanto e non solo più corposa, ma anche ha la possibilità di avere rimborsi, facendo prima l'esempio del carburante, dei buoni pasto, della palestra o quant'altro, sicuramente si riversa sul territorio e quindi si ingenera un circolo virtuoso e quindi più ricchezza.